Buongiorno, sono appena tornata e che oggi praticamente ho lavorato, ma scusate, io a casa mi devo togliere le scarpe. Oggi ho lavorato solo di mattina, quindi tutto il giorno sono libera. Ho pensato, Yolanda, cosa puoi fare nel tuo giorno libero? Stirare, quindi ho comprato l'acqua demineralizzata. Ragione per cui sono andata al supermercato. Poi, però, mi sono ricordata che qualcuno di voi tempo fa mi aveva chiesto qualche ricetta con la feta. Quindi ho pensato, perché non fare una bella video ricetta oggi, visto che è da tanto tempo che non le faccio. E quindi ho comprato i pomodorini, i rigatoni, vabbè, fusilli per il mio fidanzato perché lui piacciono i fusilli, e la feta. E oggi vi andrò a fare la... non sto vedendo niente. Feta, pasta e pomodorini, cioè questi sono i tre ingredienti che vi servono per fare questa pasta. E vi faccio vedere come la faccio io. Sono trascorse solo 9 ore dall'ultima clip. Va bene, non fa niente. Per prima cosa lavo i pomodorini, ovviamente. Madonna, che odore che fanno i pomodori. Strano, non registro video ricette da un sacco di tempo. Va bene così. Poi allora, il prossimo step è tagliare e condire i pomodorini. E voi non state vedendo, però qua dentro vedete, giusto? Quindi facciamo così. Se mi metto così, era un poco male. Allora, tagliamo i pomodorini a metà. Potrei utilizzare i miliardi di metodi che si vedono su internet, tipo mettere i pomodori tra due coperchi. No, io sono tradizionalista e quindi faccio le cose all'antica. Dopo aver tagliato tutti i pomodorini a metà, dovremo condirli. Ovviamente conditeli secondo il vostro gusto personale. Io onestamente li condisco in maniera semplice. Per condire i pomodorini vi basterà un pizzico di sale. Un po' di pepe, e siccome li vogliamo un po' caramellati, io metto anche un po' di zucchero. D'olio e mescoliamo. Quando avremo mescolato tutti i pomodori, lo step fondamentale è andare a disporli nella teglia. Prendete una teglia e andremo a disporre i pomodori. Potete anche versarli tutti nella teglia. Però a me piace metterli al contrario, quindi se avete lo sbatti e la voglia li girate, altrimenti niente, li potete lasciare come capita. A me piacciono così, quindi me li faccio così. Li girate tutti, ok. Perfetto. Nel frattempo che sistemate i pomodorini in teglia,
Preriscaldate il forno a 180 gradi. Ok. Ci siamo. Adesso è il momento della feta. Cosa andremo a fare? Allora, sappiate che la feta è in salamoia quando è nella sua confezione. Quindi noi la apriremo ovviamente. Prendiamo un piattino e semplicemente la sciacquiamo. Lo mettete sotto il rubinetto e togliete la salamoia. Così, basta un pochino. Riprendiamo i nostri pomodori e mettiamo la feta sopra. Questo è. Li posso togliere. Vediamo se la mia faccia da culo è presentabile. Mamma mia. Avevo acceso il forno senza la temperatura, quindi proprio un genio. E niente, adesso aspetto che il forno arrivi a temperatura. In realtà il tempo di cottura dei pomodorini è variabile, nel senso che, come sapete, la friggitrice d'aria i tempi di cottura sono più veloci rispetto al forno tradizionale. In realtà si può fare anche in padella, ma i tempi si allungano ulteriormente perché i pomodorini vanno cucinati a fuoco bassissimo e lasciati caramellare, quindi diciamo il forno è una via di mezzo. E potete farli cuocere 3 quarti d'ora, però una volta che li avrò infornati starò lì a monitorare gli effettivi tempi di cottura e vi saprò dire con certezza. No, questo sfrizzola. Potete buttare giù la pasta in realtà dopo mezz'ora. Mezz'ora è stato sufficiente per la cottura dei pomodori. Scusate, questo casino, ma è il bollitore. Aspettiamo 10 minuti. A proposito, Alexa, 10 minuti. E poi vi faccio vedere l'assemblaggio finale. Allora, la pasta è pronta e possiamo spegnere. Vi posiziono in modo da non bruciare niente, non combinare un casino, ma farvi vedere. E procediamo così. Spegnete il forno. Alexa, stop. Che bellezza. Poi sfoliamo la pasta e la tuffiamo direttamente qua dentro. Prendiamo una cucchiarella e mescoliamo. Avete visto, a questo punto la feta si è totalmente sciolta, quindi andiamo a mescolare tutto insieme. Mi serve una cucchiarella più piccola. Ok, perfetto. Non toccate la teglia perché morite. Se lo desiderate potete aggiungere anche un filino d'olio extra. Vi volevo registrare un assaggino, ma la temperatura della lava praticamente. È venuta più buona del solito. Buonissima.
Cioè ci vuole mezz'ora il tempo di cottura perché poi dovete solo tagliare i pomodorini, è velocissima, io vi consiglio di farla. E se la provate, fatemi sapere se vi è piaciuta. Non lo so se sarà l'inizio di una nuova serie di video ricette oppure fine a se stessa. Questo è. Vi saluto. Ovviamente iscrivetevi, bla bla bla, tutto, scrivetemi i commenti se la farete, se vi piace, se non vi piace, se pensate che sia brutta. Scrivetemi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.